e ad una limpidezza, limpidezza della parola che non è rinuncia a quello che diceva adesso Cristina, non è rinuncia ad uno stile naturalmente, assolutamente, anzi è la superfettazione di uno stile, è uno stile che ormai fluisce senza sforzo, che ormai è padrone di sé e si dimentica. Ecco, questo è molto importante, mi pare un libro che mentre si scrive si dimentica, cioè può immergersi in se stesso senza la forzatura di chi è preoccupato, no? Di chi è occupato e quindi talvolta preoccupato. Il titolo naturalmente è molto felice perché riassume in maniera fulminea, fulminante, quello che è tutto il percorso del libro. Tutto il percorso del libro è, per certi versi, o almeno così è parso a me, è una continua messa in guardia contro la dispersione della vita, che è così comune naturalmente, no? Che è così facile, che accade a tutti. Ma la dispersione della vita, questa è la saggezza che continuamente intrama i motti di Verdiglione, il suo modo caratteristico, talvolta motteggiante, no? Di presentare una verità, appunto, come diceva bene Cristina, non ragionando, non argomentando, non dimostrando, ma mostrando, no? Lasciandola emergere da sé attraverso la forza del dettato e delle parole. Ecco, dicevo, la trama che continuamente attraversa, mi pare, il libro è che noi perdiamo la vita quando la vogliamo in qualche modo avere, ecco, no? Che è la cosa più semplice, più profonda e più difficile al tempo stesso da, come dire, da memorizzare, da incarnare. È quando noi ci poniamo delle idealità, ecco, sentivamo adesso alcuni passi molto belli del libro relativi alle idealità. Io insisterei anche sull'altro tema che ci accompagna spesso a quello della idealità, il tema della finalità, del fine. Questo è un libro in questo senso molto curioso perché a tratti molto consapevole della tradizione aristotelica e anche capace di farne fruttare alcune componenti, però nel profondo è intimamente anti-aristotelico, no? Sostanzialmente anti-aristotelico. Cioè un libro che mette in questione tutta la tradizione occidentale nella misura in cui la tradizione occidentale certamente è aristotelico. Io ricordo una frase di Aristotele, un passaggio di Aristotele, peraltro famoso, dell'Etica Nicomachea, dove Aristotele dice: attenzione, non giudicate mai di una vita umana prima che sia finita. Cioè, buonanotte, quando se n'è andata, allora poi finalmente potremo dire se è stata felice o se è stata infelice. Ecco, questo libro è proprio il contrario, no? È proprio la sospensione di questa superstizione, perché se ci pensate, non che non ci sia una saggezza anche in quello che dice Aristotele, ovvio, Aristotele sta dicendo che in qualunque momento io che mi reputo felice posso essere preda della invidia degli dèi. Sì, ma questo è troppo semplice. Aristotele vuol dire naturalmente anche di più, vuol dire che un'intera vita, appunto, è una totalità, è un telos, è un intero, appunto. E Verdiglione dice di no. Che se ci mettiamo in questa ottica, sono gli altri che in qualche misura dispongono della nostra vita. Diranno loro se la mia vita è stata felice, se li ha resi felici, perché io, certo, non ci sono più. Quindi la mia vita verrà inserita in una storia che ha la pretesa di raccontare per filo e per segno come sono andate le cose quando il capitale della vita è disperso, sostanzialmente. E questo, come dire, capita anche agli spiriti più profondi, anche agli spiriti più saggi. Capita ad un grande pensatore come Hegel, ci sono alcune battute su Hegel di Verdiglione che condivido profondamente, ma capita persino a un uomo sicuramente saggio e sicuramente esperto delle umane passioni come Freud. Si ricorda un passo di una lettera a Maria Bonaparte del 27, dove Freud, appunto, in qualche misura, no, si mette in una posizione di discepolo di Breuer. Dice: Breuer sì che era grande, io semplicemente sono stato coraggioso,
Quindi anche lui vuole fare una storia, una storia con i precursori, con i genitori, con gli eroi archetipici. E in effetti qualche volta, proprio quando ricostruisce la storia del movimento psicoanalitico, anche a lui scappa di bocca: il movimento psicoanalitico, la psicoanalisi è una mia creazione, è una mia creatura. Ha ragione, credo, Verdiglione nell'osservare che quando si ragiona così la vita è perduta. La vita la si perde quando non si dicono queste cose, non si pensano queste cose, non si immaginano come la registrazione mortuaria del già fatto, del già stato o di quello che io ho. Ecco appunto l'avere, questo è un altro punto che io mi ero appuntato, questo godimento che starebbe in ciò che ognuno ha. Oggi si dice tanto che i giovani non hanno ideali, meno male, forse così imparano a vivere, no? Forse così possono scommettere sulla vita. Il godimento senza possessione, il godimento senza padronanza, questo è uno dei messaggi profondi di questo libro, no? La vita è una vita che si vive, che si fa là dove il godimento non è rinviato. Il che non significa abbandonarsi a Licht Nunc, no? Naturalmente la cosa è molto più profonda e anche più impressionante, perché vi leggo una frase che a me sembra bellissima. Perché vivere, scrive Verdiglione, non ha bisogno di questo avverbio bene. È meraviglioso. Non è necessario vivere bene. Anzi, quando vogliamo vivere bene abbiamo già perduto la vita, secondo quello che sembra emergere, no? Dall'esperienza stessa di Verdiglione. L'economia del bene, l'economia del male, ecco queste ossessioni, questi sono i fantasmi del fine, dell'avere un fine, laddove si ha un fine si è già fuori di sé, le ossessioni dell'universale, il contrario dell'idioma, le ossessioni di fare l'economia del male e attenersi all'idea del bene, queste sono di nuovo parole formidabili, mi pare, di Verdiglione, no? Se uno ha dei fini, allora si adatterà a fare l'economia del male, per forza, per attenersi all'idea del bene, no? E la politica di tutti i partiti politici, fare il male in vista di non si sa mai quale bene. Ecco, allora, in questo libro Verdiglione, direi, non soltanto raggiunge una maturità di dettato e di pensiero, almeno così sembra a me, che recupera, che ci circonflette tutto il cammino fatto sin qui e lo rilancia verso una nuova avventura, ma per di più prende anche, come naturale che sia, in un momento della sua vita, quando appunto la maturità avanza, no? Prende anche commiato da quello che poteva essere frainteso, questo ci tengo a dirlo, come il suo personaggio. E questo è molto importante, no? Questo è già di per sé un segno di grande maturità. Dice delle cose formidabili sul personaggio. Chi di noi non ha conosciuto dei personaggi? Io potrei citarne alcuni e subito direste sì, è indovinata la cosa, ma non lo faccio naturalmente per discrezione. Persone che sono personaggi, che vivono come personaggi, che hanno un brutto carattere, oppure buono, ma comunque sia che costituiscono una sorta di doppio di se stessi, perché sono i personaggi di se stessi. E scrive Verdiglione che in realtà il personaggio è sempre creato dal pettegolezzo. Pensate com'è vero, il personaggio vive nel pettegolezzo degli altri, naturalmente, e che chi vive conformemente alle proprie idee, queste sono parole sue di pagina 27, chi vive conformemente alle proprie idee si fa personaggio, è il pettegolo di se stesso, il portinaio della propria vita. Bene, queste sono anche notazioni apparentemente di margine, ma così profonde, perché la questione è appunto del come si vive, dell'autenticità della propria vita, del piacere di vivere, della felicità, della gioia di vivere. Carnap, che diceva che si tratta di costruire il mondo, diviene in questa ottica il portinaio universale. Ecco,
anche questo tratto di umorismo mi piace molto, ma quello che è importante, e credo non mi sia sfuggito, chi vive conformemente alle proprie idee si fa personaggio. Ecco, non bisogna vivere conformemente alle proprie idee, se no diventiamo schiavi delle nostre idee, dei fini, degli ideali, delle motivazioni, del fare il male per avere il bene, dell'anfibolia, come dice talvolta Verdiglione. Si deve vivere, non vivere bene. Già nel vivere è, come dire, implicita la possibilità di un'economia della vita, che è un'avventura, che certamente non porta soltanto gioia, questo lo sanno tutti, ma vale la pena di vivere, se vivere non è trasferirsi in una idealità o in un personaggio, cioè nella chiacchiera degli altri, si potrebbe dire. Ecco, quando un ricercatore, perché Verdiglione è un ricercatore, no? Da quando io lo conosco, ormai sono tantissimi anni, è un ricercatore. Quando un ricercatore raggiunge queste quote di saggezza, e queste quote di profondità, ecco, io credo che sia giusto dire che ha attinto una sua maturità. Naturalmente le maturità possono essere molte, io gliene auguro tante altre, no? Ma certamente questo libro mi ha impressionato per la forza semplice, diretta e al tempo stesso autentica, perché non pensata, non riflessa su di sé, ma davvero affidata alla scrittura, e quindi in questo senso, nel senso migliore della parola, affidata agli altri. E gliene sono grato.